Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Sabato 23 settembre 2023, San Pio da Pietralcina. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Viale Pola e l'area del campo sportivo saranno oggetto di due nuovi grandi progetti urbanistici. Il comune di Ostuni è stato candidato al bando della Regione Puglia che eroga contributi a sostegno di concorso di idee. Quest'ultimo sarà avviato dall'amministrazione comunale in sinergia con il forum della società civile, il distretto urbano del commercio e gli ordini professionali con il coinvolgimento di cittadini, operatori e tecnici presenti sul territorio. L'obiettivo è raccogliere idee e progetti per un nuovo viale del commercio e un nuovo parco verde attrezzato. È quanto comunica il primo cittadino Angelo Pomes. In ricorrenza della nascita al cielo di San Pio da Pietralcina, nel pomeriggio alle 16.30 presso l'omonima villetta ad Ostuni, in largo Cappuccini, dove è presente la statua, si terrà il Santo Rosario e alle 17 la Santa Messa nella chiesa dei Cappuccini. La comunità è invitata. Si è spento il presidente emerito della Repubblica, il senatore Giorgio Napolitano, aveva 98 anni. Profondo conoscitore della vita parlamentare e delle dinamiche politiche dell'intera storia repubblicana. Fu il primo presidente della Repubblica eletto due volte. L'illustre professor Lorenzo Cirasino, già sindaco di Ostuni e suo collega deputato alla Camera nel 1976, lo ha voluto ricordare riportando alla memoria le tante visite di Giorgio Napolitano nella nostra città, come candidato alle elezioni europee e come ministro dell'Interno. In ogni occasione ha sempre espresso il suo piacere nel visitare Ostuni. La biblioteca comunale di Ostuni è tornata fruibile alla cittadinanza dopo un'attesa lunga 4 anni. Gli ambienti della struttura intitolata a Francesco Trinchiera Senior tornano ad essere vissuti dagli studenti, dai cittadini e dalle famiglie. Già oltre 200 utenti dalla riapertura dello scorso 20 settembre hanno potuto usufruire degli spazi e dei servizi messi a disposizione. Il servizio con le parole del dirigente Giovanni Quartulli, degli assessori Nichi Maffei e Angelo Brescia e del sindaco Angelo Pomes, che ha annunciato un'altra riapertura in programma per la prossima settimana. Abbiamo già riscontrato in questi primi 2 giorni di apertura una notevole affluenza che confidiamo che sicuramente andrà ad aumentare nei prossimi giorni. A questo proposito invito tutta la popolazione, tutti gli utenti interessati a venire a trovarci in biblioteca. Abbiamo sempre il sistema del peso dei libri che è già stato avviato. Grossi progetti anche con le scuole, tra poco inizieranno anche delle attività con la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria, e a brevissimo avremo anche l'apertura della caffetteria, che è la novità maggiormente rilevante di questi lavori che hanno interessato la biblioteca negli ultimi tempi. Sono anche presenti tutti i quotidiani che ognuno potrà venire qui direttamente in biblioteca a consultare, come già avveniva nel recente passato. A brevissimo, nel giro di 10 giorni, sarà anche operativa la connessione internet, il wifi, pertanto qui si potrà collegare liberamente, poter studiare e lavorare con profitto e con la giusta tranquillità. È una grande soddisfazione essere riusciti a raggiungere il risultato di riaprire la biblioteca comunale. Naturalmente questo è solo un primo passo che ha garantito la possibilità di utilizzare gli spazi destinati ai ragazzi, alle attività della biblioteca, ma ci riserviamo a breve di poter anche provvedere una riapertura complessiva. Naturalmente sarà necessario fare degli interventi che presumibilmente richiederanno tempi non troppo lunghi. Sì, siamo particolarmente felici e soddisfatti, e questa amministrazione
deve essere orgogliosa dell'approccio che sta avendo su tutti i temi, e questo della biblioteca è emblematico, perché in una situazione di difficoltà, di confusione generata negli ultimi anni, noi abbiamo assunto la decisione ferma con la struttura tecnica e con la dirigenza di riaprire anche parzialmente, perché la legge e le norme ce lo consentivano, per ritornare a ripristinare quella che è la convivenza civile e sociale all'interno della nostra città, garantire servizi fondamentali per i nostri ragazzi, per le famiglie e per gli studenti. E quindi nelle prossime settimane stiamo già lavorando perché si possano riaprire anche le strutture che oggi non sono aperte. Nei prossimi giorni sarà riaperta anche la palestra della Giovanni Bosco, e così facendo noi ci vogliamo caratterizzare come l'amministrazione capace di entrare nel merito dal punto di vista tecnico e politico nella risoluzione dei problemi, assumendosi la responsabilità delle scelte. Stiamo recuperando anche questa capacità di tenere insieme parte tecnica e parte politica, perché solo così si raggiungono gli obiettivi. Stiamo programmando una fase nuova di ripartenza, di pianificazione e di programmazione della città, e su alcuni temi in particolare speriamo di avere anche il supporto e l'avallo della minoranza del Consiglio Comunale. Noi siamo aperti al confronto e al dialogo perché ci interessa esclusivamente l'interesse e il bene collettivo. Una grande conquista è quello di oggi riaprire la biblioteca da 4 anni chiusa. Abbiamo ereditato una serie di strutture chiuse e stiamo lavorando senza sosta per poterle riaprire. Il nostro impegno sarà quello di continuare a dare ad Ostuni i giusti servizi che merita e le offerte migliori per i nostri cittadini. Lo scorso 18 giugno si tenne in quella di Maddaloni la prima parte della cerimonia di gemellaggio tra le sezioni dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia di Maddaloni e i finanzieri in pensione dell'ANFI Ostuni. Nelle giornate di oggi e domani è stata organizzata, questa volta ad Ostuni, la seconda parte della cerimonia. Oggi la delegazione di Maddaloni avrà l'opportunità di partecipare a visite guidate per ammirare la nostra città, mentre per domani è stato organizzato un ricco e sentito calendario di appuntamenti che avranno inizio dalle 10 presso il Salone dei Sindaci alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Proseguirà con la deposizione di 2 corone e con la Santa Messa alle 12 presso la Chiesa di San Francesco. Nel TG di domani forniremo tutti i dettagli della giornata. Ogni sabato su Rai 3 va in onda la trasmissione Blob. Nella puntata monografica sul 1993 di sabato scorso vi era per pochi secondi anche Ostuni con un video del karaoke di Fiorello. Il celeberrimo intrattenitore ritornava nella nostra città dove aveva mosso i primi passi come animatore nel villaggio Valtour. A distanza di 30 anni, chi si riconosce tra i nostri ragazzi di allora assiepati dietro al palco? Vado su, su, su e vado giù, giù, giù. E poi ancora su, un attimo, su. Penso che la base... Eccola qua! Giù, giù, poi lo spieghiamo dopo, vai! Su e giù, su e giù, su e giù! Si è spenta all'età di 89 anni Caterina Epifani, vedova Cavallo. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 17 presso la parrocchia di San Luigi Gonzaga. Sentite condoglianze ai familiari. La farmacia Santoro effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, cieli in prevalenza poco nuvolosi con nubi in aumento serale. Venti moderati, mare poco mosso. Citazione odierna. Ricorda, la cattiveria viaggia sempre con il biglietto di ritorno in tasca. Sereno sabato.